Radio Day e Teleuniverso presentano Confidenze. Personaggi pubblici in privato. Confidenze. Conduce Gaetano D'Onofrio. Buonasera, buonasera e ben sintonizzati su Radio Day Teleuniverso, l'appuntamento settimanale con i personaggi che contano in privato. Questa sera insieme a Gaetano D'Onofrio c'è l'allenatore del Frosinone Calcio, Daniele Arrigoni. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Come stai? Benissimo. Bisogna che ti metti proprio nel modo migliore perché adesso iniziano le tue confidenze. Beh, ma volentieri. Sì, senti, ti è mai capitato di fare una trasmissione dove si parla un po' della tua vita privata anziché parlare sempre della tua passione, del tuo lavoro, il calcio? Sì, è capitato un'altra volta, onestamente. È capitato a Palermo l'anno scorso. Ecco, infatti io vorrei partire proprio da questo. Tu vieni da una squadra come quella del Palermo e sei approdato qui a Frosinone. Senti, qual è stato, diciamo, il primo pensiero appena è arrivato, così, quel primo giorno in cui sei arrivato, quando sei stato ingaggiato come l'allenatore del Frosinone? No, mi ricordo solo che ho incontrato il presidente Stirpe all'uscita di Anagni, mi sembra. Non ero molto deciso, onestamente, a venire a Frosinone, però poi, parlando con lui, poi c'era il direttore sportivo, che è stato anche il mio direttore sportivo a Pesaro, mi hanno proprio convinto. Sono rimasto un po' spiazzato dalle parole che mi ha detto e ho accettato, anche se dentro di me, mentre tornavo a casa, pensavo: sono proprio pazzo io. E invece sta andando molto bene, la cosa a noi ci fa piacere. Senti, dunque, torniamo un po' indietro. Tu sei di Cesena, quindi sei un romagnolo. Certo, romagnolo. Si sente anche un po' dal tipo di pronuncia. E sei romagnolo che, così, voglio dire, proprio classico, quello che ama proprio tutte le cose della Romagna? Sì. Per esempio, mangi normalmente le tagliatelle? Beh, le tagliatelle penso che siano delle cose più buone che facciamo noi dalle nostre parti, però è chiaro che poi ci sono anche altre cose che mi piacciono. Certo, allora invece torniamo proprio a quando eri bambino, quando hai cominciato. Naturalmente sei un calciatore nato, si può dire così? Il primo calcio, quando l'hai tirato? Beh, io penso agli 8-9 anni, come iniziano un po' tutti i bambini dalle mie parti, però è chiaro che era una cosa che avevo dentro, perché già a 12-13 anni ero nel settore giovanile del Cesena, ho fatto tutte le tre file fino alla prima squadra. Ecco, e quando sei entrato in prima squadra, ricordiamo quel periodo, che periodo era? Purtroppo era lontano 75-76. Quindi l'altro ieri. Sì, l'altro ieri, diciamo. L'altro ieri. E mi dici qual è stata, diciamo, la più bella soddisfazione? Parliamo proprio del Cesena, eh? La più bella soddisfazione, la cosa che ricordi con più piacere, e poi magari vediamo una delusione, se c'è stata. Ma di sicuro uno dei giorni più belli da giocatore che ho passato a Cesena è stato sicuramente la promozione in Serie A. Nell'82 e nell'83 riuscimmo a centrare l'obiettivo e ci davano tutti per una squadretta, perché eravamo composta da molto giovani, invece riuscimmo a centrare la promozione e penso che fu l'esperienza più bella da calciatore, anche se devo dire ne ho avute diverse, oltre al fatto di riuscire a vincere la Serie B col Cesena. Da giovane sono stato convocato un po' con tutte le nazionali, perciò era una cosa molto bella. Va bene, una bellissima cosa, una bella esperienza. Domandina frivola, al di fuori di tutto questo, tu sai che i calciatori piacciono molto alle donne, quindi ne hai avute molte? No. Sei stato molto corteggiato? Purtroppo no, devo dire proprio di no. Questo io dico sempre, adesso che sono allenatore vanno di moda i giocatori, quando ero giocatore andavano di moda allenatori, evidentemente sono sfortunato. Allora, ti avevo promesso che ti avrei chiesto qualcosa sul mondo affettivo, no? Sul tuo mondo affettivo, quindi hai detto che non andavano tanto di moda i giocatori, però poi a un certo punto ti sei innamorato. Quello è chiaro. Ma il primo amore quanti anni avevi? Avevo 14 anni. E è diventato poi tua moglie? È diventata mia moglie. Ah, è diventata tua moglie. Certo. Quindi sei stato proprio così. Ma era gelosa però quando andavi a fare le trasferte? No, mia moglie non è gelosa. No, no, devo dire no, anche perché con la mia professione abbiamo fatto la scelta che io vado via da solo, perciò la mia famiglia non mi viene dietro, perciò se fosse stata gelosa probabilmente non avrebbe optato, certo, per questa scelta. E una cosa invece che vorrei sapere, proprio quando vi siete conosciuti, dove vi trovavate? In un cinema, al cinema del paese, mi ricordo benissimo ancora. Purtroppo questo cinema adesso non c'è più, perché nei paesi ormai il cinema non esiste più. Mi ricordo che ci siamo conosciuti proprio al cinema del paese. Sì, e qual è stata la cosa che gli hai detto per colpirla?
Ma niente di più, so che ci hanno presentato che addirittura abitava a 100 metri da casa mia, non ci conoscevamo neanche. Mi hanno presentato al zio, mi sono messo vicino a lei, poi piano piano abbiamo iniziato a parlare le solite cose, poi... E poi da lì piano piano... È successo quello che è successo. E vi siete sposati quando? Ci siamo sposati nell'83, perciò sono già la bellezza di 22 anni, 21 anni. Ecco, ti sei sposato molto giovane? Molto giovane, sì. Sì, proprio. Ma è una scelta che allora i calciatori facevano. Certo. Spesso, anche perché probabilmente il calciatore ha bisogno magari di una vita abbastanza stabile per cercare di reggere. Anche perché, come dici tu, se dopo si fa troppo donna mica si rende tanto. Infatti, come mister sei severo sotto questo aspetto? No, di la verità, fuori dal campo non è che stia molto attento alle cose che fanno i giocatori. Tanto io li controllo col peso al campo e poi il rendimento penso che sia il grafico più importante. Certo. Quando ti sei sposato, giocavi in serie nell'83? Giocavo in Serie A. In Serie A, quindi... Fortunatamente sì. Dove sei andato in viaggio di nozze? Non l'ho fatto perché ci siamo sposati il 3 di luglio e il 9 sono partito per il ritiro, questo me lo ricordo benissimo. E non hai mai dato modo poi a tua moglie, no, di fare un bel chiaro, viaggio? Tu sì, poi tutti gli anni siamo poi andati in viaggio. Certo. Sì, sì, bene, quindi... Va bene, allora, poi parleremo anche dei tuoi figli e un po' di tutto il discorso della tua famiglia. Vedo che alzi un po' gli occhi al cielo, ma non ti preoccupare, tutte domande. No, assolutamente, no. Non sono per nulla preoccupato. Senti, invece adesso torniamo a parlare un po' della tua carriera di calciatore, di allenatore. Quindi sei stato, dicevamo appunto, tanti anni nel Cesena, esattamente 9 anni. Sì, 9 anni. E poi? Le tue file giovanili, e poi... Da calciatore ho cominciato a girare Ancona, Trieste, Monopoli, San Marino, Forlì. Che altro, dopo che sono andato via da Cesena ho fatto molta Serie C. Molta Serie C. La Piera non l'ho più vista. Ecco. Senti, c'è un modello a cui hai fatto riferimento, hai sempre fatto riferimento, per esempio, un modello, io parlo di calciatore? No, in particolare no, anche se come tutti avevo le mie preferenze. Secondo me il calciatore che è rimasto più impresso di quelli della mia generazione sono sicuramente il blocco della Juve, che fece tutti i risultati con i Tardelli e i Bettega e Furino, quella gente lì. Senti, quando giocavi in Serie A sei stato ammonito tante volte? No, non ero uno molto falloso, infatti mi dicevano che erano... Non ero per nulla cattivo. Ecco, non eri per nulla cattivo. No. E invece nella vita qual è la, diciamo così, la, il difetto e la qualità che ti riconosci? Io penso che sia sempre una, il fatto che parlo senza pensare troppo. Ogni tanto mi frega, a volte mi va bene, però penso che sia difetto e qualità nello stesso tempo. Ma infatti, ecco, questo volevo dire, appunto, non credi che poi forse sia una qualità? Perché sai, quando uno riesce un po' ad esprimere o si esprime sempre per quello che pensa, in fondo è una persona vera. No, però a volte secondo me fa bene anche contare fino a 10 prima di parlare. Un'altra cosa importante, l'amicizia, ma ne parliamo dopo il prossimo brano. Tu hai scelto Piccola Stella Senza Cielo, un brano di Ligabue che, insomma, voglio dire, fa parte un po' della tua terra, però lui è emiliano. No, certo. Allora, che bel cognome che hai, eh? Arrigoni no, quello no, dai. Mi hanno sempre preso in giro per il cognome. Perché? Perché ricorda... Arrigoni a Tintunita mi chiamavano. E ti prendevano in giro queste in squadra. Senti, allora, adesso domandina veloce e poi invece parliamo di una cosa importante, parliamo del, diciamo, dell'amicizia, vediamo un po' tu cosa ne pensi. Però domandine veloci. Allora, oltre al calcio, quali sono le altre tue passioni? Beh, una delle passioni più importanti che ho è sicuramente il ciclismo. Io vado matto per la bicicletta. E vai anche in bicicletta? Vado anche in bicicletta, certo. E... anche vestito da grande ciclista, poi. Certo, è una grande passione. Nei mesi che sono stato fermo, che ero senza squadra, quasi tutti i giorni andavo. E l'altra cosa che mi piace veramente, che da giocatore non ho mai potuto fare, è sciare. E adesso invece? L'ho scoperto molto tardi e adesso è già un anno che non vado, sto cercando tutto per cercare di andare a sciare perché è una cosa che mi piace tantissimo. Senti, normalmente dove vai quando vai a sciare? Io
ho una casa nell'altipiano di Folgaria, Lavarone, e in genere vado in Trentino. E quindi insomma, beh, lì cominci a sciare la mattina, certo, rientri, certo, direttamente a casa la sera senza, certo, aver mai tolto gli sci. No, sicuramente, i pochi giorni che vado è sempre così. È sempre così. E poi ci sono passioni diverse, diciamo così, dallo sport, per esempio collezionare le conchiglie. No, ad esempio... Scherzo, naturalmente. Ad esempio... Mi piace molto leggere gente e viaggi, almeno col fatto che non ho molto tempo per viaggiare, almeno sogno. Leggo gente e viaggi, sogno perché mi piace molto viaggiare, e perciò è una delle cose, o addirittura delle riviste che riguardano il viaggiare di 10-12 anni fa. Bene, quindi allora... Ogni tanto le vado a sfogliare perché mi piace. E a proposito di viaggi che ancora non hai fatto, dove andresti, per esempio, su un'isola? Io vorrei andare in Australia. In Australia? Perché mi dà... la sensazione di un posto infinito. È vero questo. E ci andresti con quale attrice? Qual è l'attrice dei tuoi desideri? Con quale attrice? Sì, così magari tua moglie poi mi chiama e mi massacra. Però intanto... Tanti anni fa avrei detto Monica Guerritore. Però... Tanti invece... anni fa, sì. E adesso? Adesso se potessi scegliere sarei più giovane. Scegliamola, dai, vediamo. Non saprei. Anche se Monica Guerritore, voglio dire, è una bella donna, una bella donna. Poi tra l'altro è una donna anche che Ma mi ricordo quando ero giovane, tra virgolette. Poi diciamo pure quanti anni hai, perché stai parlando come se avessi 70 anni. Però mi ricordo che Monica Guerritore e Clio Goldsmith, mi sembra che sì, Clio Goldsmith, mi piacevano perché erano molto affascinanti. Sì, è vero. Beh, però devo dire, allora diciamo che comunque sei un quarantenne, quindi possiamo stare tranquilli anche un po' di più, però vabbè, però qualcosina, così siamo in amicizia, quindi certo. Cerchiamo di, come si dice, insomma, di tirare un po' di qui, un po' di là, no? Bene, allora invece noi adesso parliamo di amicizia. Allora, secondo te quanto è importante e come, diciamo così, che posto ha nella tua vita? Beh, secondo me l'amicizia è una delle cose più importanti, sicuramente. C'è da dire che l'amicizia, quella vera, io l'ho riscontrata in 3-4 persone finora, nella mia vita. Al di là degli affetti, di quelle cose lì, io ho 3-4 amici di cui mi sento veramente amico. Fra l'altro uno di questi è un mio collaboratore, che è De Falco. Sì. Che ci riconosciamo da bellezza di circa 25 anni, 25, e siamo veramente amici. Poi ho altri due amicizie, uno del paese, sì, che è un mio amico, fra l'altro, che non vedo da anni, perché non ci possiamo vedere, però basta vedersi poco tempo, è come aver parlato delle ore. È vero. E l'altro amico che ho è un mio ex giocatore, che è sempre residente dalle parti di Cesena, che però non vedo molto spesso, che però ci sentiamo anche al telefono regolarmente. Senti, per essere un tuo amico quali qualità bisognerebbe avere? Bisogna tradire, secondo me. Bene, è la cosa più importante. Ti è capitato nella vita di subire un tradimento sotto l'aspetto dell'amicizia? Sì, anche se non la chiamerei proprio tradimento, perché ancora probabilmente non eravamo legati, perché se si arriva a tradire in quel senso che intendo io, vuol dire che non si è molto amici. Sì, è vero questo. Come tipo sei un tipo che si arrabbia facilmente? Sì, prendo fuoco. Prendi fuoco. Sì, sì, sì. Però ciò di bello anche che non porto rancore. Quindi una volta... Io scatto, sono buono ad avere 20 secondi... da pasto, fra virgolette, ma poi dopo poco è come se non fosse successo nulla. Infatti, però questo è proprio perché sei molto vero come tipo. Sono così, non so se è giusto o meno, ma so che sono così. Sei fatto in questo modo. Allora, naturalmente noi fra poco ci prepareremo anche per una, diciamo così, per una telefonata sorpresa. Tutti i nostri ospiti hanno una telefonata, ma tutto questo però dopo aver ascoltato un altro brano. Però a proposito di sorprese, così ne parliamo adesso, ecco, qual è stata la sorpresa più bella della tua vita? Quella cosa che ti hanno detto e come ti ha cambiato un po' la vita a un certo punto. Io più che sorpresa, no, il fatto di cambiare la vita no, però ad esempio quando mia moglie mi ha detto che era rimasta incinta la prima volta, è stata una cosa bellissima. Certo, senti, allora infatti parliamo di questa cosa importante. Dunque tu sei papà di due figli. Sì. Due figli che si chiamano? Andrea e Leonardo. Andrea quanti anni ha? 19 anni. Pensa, così giovane con un figlio così grande. E invece Leonardo quanti 11 anni? 11 anni. Il rapporto con questi ragazzi?
Ma sai, il rapporto come due fratelli in pratica. No, il rapporto con Andrea non è mai stato buonissimo, anche perché io, essendo stato sempre via, non c'era molta comunicazione, anche se adesso si è molto aperto di più mio figlio, riesco a avere un rapporto migliore, però col fatto che io ero via lo vedevo molto poco, si è legato molto alla mamma, è stato un po' difficoltoso all'inizio. Mentre invece col piccolo, che l'ho seguito sin da piccolo, sono rimasto a casa per 4-5 anni, il rapporto era diverso. E loro fanno i calciatori? No, il grande in pratica ha già smesso di fare calciatori, mentre invece il piccolino ha una gran passione. Ah beh, quindi forse probabilmente sarà il piccolino quello che poi ti seguirà. Se ha 19 anni il primo quindi vuole fare qualche altro tipo di mestiere. No, in questo momento anche lui è preso molto dallo sci e dallo snow. Ah, bene, certo. Quindi insomma rimane nell'ambito dello sport. Mi piace molto, infatti va frequente in montagna sia. Bene, voglio ricordare che siamo con Daniele Arrigoni, l'allenatore, il mister del Frosinone Calcio. A me fa molto piacere averti qui, perché siccome io sono un appassionato della tua Riviera, e allora sai, insomma, voglio dire, avere l'allenatore del Frosinone Calcio che è di Cesena, insomma, bisogna organizzare un po' di gemellaggi. Senti, invece, a proposito di, diciamo così, del Frosinone, così parliamo un po' di questa bella realtà, di questa bella squadra, tu come ti ritieni come mister? Come sei? Quando ti guardi, quando rifletti un attimo la sera, che sei in albergo, perché poi sei in albergo? Non so, a parte che è una cosa che devono dire gli altri, non è che mi piace molto giudicarmi, però posso solo dire che io metto tutto me stesso in quello che faccio. E penso che questa sia già una cosa molto importante, perché io la vivo mentre mi alleno, la vivo la mattina pensando all'allenamento, la vivo la sera pensando al giorno dopo cosa devo fare. Perciò più di mettere me stesso non posso fare. Certo, certo. E questa è una cosa che già mi gratifica di per sé, perché so che do il massimo, e uno quando dà il massimo, secondo me, è a posto con la coscienza, non ha nessun tipo di problemi. È vero questo. Dunque, allora, noi adesso abbiamo una telefonata a sorpresa. Prima parlavamo di sorpresa, adesso abbiamo una telefonata a sorpresa. Pronto? Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, intanto vediamo se... già vedo che il nostro allenatore già sta ridendo. Come stai? Io benissimo. Sì, senti, ma voglio vedere se ti ha riconosciuto. L'hai riconosciuto? L'ho riconosciuto benissimo. C'ero assieme 2 ore fa, perciò. Naturalmente non sapevi che era lui al telefono. No, assolutamente. Però diciamolo. Buonasera, chi è al telefono. Ciao, De Iulis. Allora diciamo a tutti gli amici che sono all'ascolto che noi abbiamo al telefono Roberto De Iulis, che è il portiere del Frosinone Calcio. Ciao Roberto. Buonasera a tutti. Senti, allora, io prima ho fatto una domanda al tuo mister dicendogli, insomma, ecco, se tu dovessi definirti, che tipo di mister sei. Invece, visto che tu sei il portiere, sei il giocatore, che mi dici di lui? Di lui? Fare il piano, eh. No, che io già lo conoscevo da tempo, poi è un grande. Io mi sono trovato alla grande col mister, ho avuto ottimi rapporti con lui, e spero che continua a fare la carriera che merita. Certo. Tu che cosa dici al nostro Roberto? Ma di particolare niente, lui tanto sa cosa penso di lui. E gli voglio solo ricordare che è merito a me che riesce a dimagrire, perché come lo lascio qualche anno ingrassa, perciò deve essere bravo a cercare di dimagrire. Senti, invece voglio fare una domanda a Roberto. Roberto, sì. Ma è vero che il mister ogni tanto si arrabbia? Sì, vabbè, quella è una cosa normale, che sì. Il mister, che quando non vede, certo, che le cose vanno come devono andare, la sua reazione è quella di arrabbiarsi. Ecco, però ci deve essere stato anche un episodio molto forte, non lo so, qual è stato il momento in cui tu l'hai visto veramente arrabbiatissimo, che ha fatto qualcosa di particolarmente forte? Ma io penso che il mister l'ho visto arrabbiato, non l'ho visto, però penso che si sia arrabbiato soprattutto quando gli hanno levato la patente, lì si è arrabbiato un po', perché con i punti che gli ha levato eravamo... Vedi, io non ne volevo parlare di questa cosa. No. Eravamo a buon punto per il playoff. Ah, ecco. Bravo, Robby, bravo, 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 bravo. Domani facciamo i conti. No. Senti, invece io so che tu vuoi fare una domanda al nostro Daniele Arrigoni.
Io la domanda che volevo fare era quella lì della patente, se era arrabbiato, mi hai anticipato te, siccome nel mio piccolo lo conosco abbastanza, penso che si sia arrabbiato molto lì, in quella circostanza. No, stavolta ti sbagli, perché sai che in quella circostanza lì non mi sono arrabbiato proprio per niente. No? La rabbia mi è venuta dopo, e lì per lì me la sono fatta sotto, sono rimasto fermo in macchina e non ho fatto nulla. E poi io so anche di un episodio. No, quell'episodio. Questo lo posso. No, preferisco non parlarne di quell'episodio perché. Sì. È un episodio che rimane lì. Ah, va bene, va bene. Rimane lì e poi ne parliamo. Dunque è un episodio che rimane nello spogliatoio e rimane lì. Ah, va bene. L'episodio lì. Va bene. Senti, allora intanto ti ringrazio e soprattutto ti faccio un in bocca al lupo fortissimo, Roberto, mi raccomando. Sempre forte, l'in bocca al lupo da estendere all'intera squadra. Ah, ok, volentieri. ciao, a presto. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao Roberto, ciao. Ciao. Dunque, allora, hai visto, non volevo parlarne di questa cosa della patente, però lo diciamo, è importante, certo, che sia risolto, e fra l'altro è stato un equivoco, quindi certo, è importante, perché altrimenti è bruttissimo che si senta dire che l'allenatore del Frosinone Calcio andava ad una velocità troppo sostenuta. Andava un po' forte, quello è vero, però la dinamica di come è venuto il fermo non è stata assolutamente, ecco, bella. Perfetto, ecco, quindi questo va bene. Allora, passiamo ad altro. Allora, abbiamo parlato di viaggio, abbiamo parlato di... diciamo così, di attrici con le quali andresti in Australia. E adesso invece parliamo dei tuoi momenti liberi. Quando sei qui a Frosinone, veramente come riempi il tempo che sei libero? Ma guarda, io in pratico il giovedì mattina e il venerdì mattina di libertà, per il resto sono sempre impegnato. In questi primi due mesi in pratica ho visitato un po' i paesini qui attorno e faccio delle lunghe passeggiate. Altre cose particolari non ne faccio. Ad esempio, ho visitato Anagna, Latri, sono andato a Roma a vedere un po' Roma, poi più che altro faccio delle grandi passeggiate. Delle grandi passeggiate, certo. Quindi ti piace fare queste... Certo. Queste... Perciò vedi, anche se mi hanno tolto la patente, mi rifaccio con delle grandi passeggiate. Sì, però abbiamo detto, insomma, che si è risolto, quindi ormai il problema non c'è più. Senti, invece adesso parliamo, visto che siamo entrati un po' nel discorso appunto del Frosinone, e così in confidenza, ecco, com'è il tuo rapporto con il presidente? Il mio rapporto col presidente è buonissimo, direi che è anche troppo buono. Veramente, ci troviamo su diversi punti d'accordo, su altri magari litighiamo, non ci troviamo d'accordo, però c'è una grande coerenza sia in me che in lui, perciò penso che ci siano tutti i presupposti per andare a fare cose abbastanza importanti. Quindi è un bel, veramente, insomma, è un bel legame, da quanto sì, dici. Io dico la verità, è la prima volta che con un presidente mi trovo così, perché in genere passo per uno che rompe sempre le scatole. E lui evidentemente mi sa ascoltare, mi sa anche consigliare. E beh, va bene. Poi la cosa buona è quando ci sono questi, diciamo, c'è questa armonia, le cose vanno bene. Quando ci sono quei momenti brutti, sai, visto, li viviamo un po' tutti, no? Certo. Ecco, cos'è che ti fa andare avanti e, insomma, come brutti io parlo, proprio brutti, ecco, sperando che nella tua vita ce ne siano stati proprio pochi. Ci sono stati, penso, come nella vita di tutti, però è chiaro che quello che fa andare avanti, secondo me, è la formazione che uno ha avuto. Il fatto di pensare che bisogna reagire, perché le difficoltà della vita bisogna reagire e devi guardare sempre avanti e cercare di migliorarti. Ecco, e puoi raccontarmi un momento proprio che è stato come delusione forte della tua vita, forse un momento del passato? Sì, io penso che una delle delusioni più grandi che ho avuto è stato che nei momenti più importanti della mia carriera di calciatore ho avuto degli infortuni veramente gravi, perché ho avuto due infortuni che secondo me non mi hanno permesso di poter fare la carriera a cui andavo incontro. Addirittura in un infortunio sono stato fermo 16 mesi senza poter giocare a calcio all'età di 21 anni, perciò... E che cosa era accaduto? In pratica ho avuto la diastasi della pinza con 4 fratture malleolari e la fattura della tibia. Questo mentre giocavi in una partita? Mentre giocavo, sì, in Serie A col Como, in un contrasto, mi sono rotto e sono stato in pratica 16 mesi senza giocare.
Ed è stata, è stata abbastanza dura, perché mi si era aperta le porte della nazionale under 21, ero titolare a giocare in Serie A, mi sono trovato dopo 2 anni a riuscire a far fatica a giocare in Serie B. È chiaro che è un colpo. Certo, certo. Però è chiaro che non tutti possono giocare in Serie A e in Serie B, si può fare anche una buona vita da calciatore anche a giocare in Serie C. Certo, certo. E quindi allora, però è bello quello che stai dicendo, è molto importante. Allora, sono convinto di quello che dico, perché ho avuto anche poi gratificazioni anche a giocare in Serie C. Certo, certo. Però è chiaro che fisicamente non ero più come prima. Mm-mm. Quindi, invece parliamo adesso di cose belle. Quindi abbiamo parlato della, diciamo così, della nascita dei tuoi 2 figli, del fatto che li segui, del fatto che sono appassionati di calcio, ma se tu non avessi fatto l'allenatore, quindi non avessi deciso di fare prima il calciatore e poi l'allenatore, quale mestiere avresti fatto? In Riviera? No, in Riviera no, in Riviera no. Però sai, io ho delle attività immobiliari. Sì. E ho sempre avuto la passione, io per dire, quando vado a casa, molte volte, al lunedì, vorrei andare sul cantiere, perché c'è un mio socio che ha l'impresa, a provare a fare il carpentiere, quindi non me lo permettono perché c'è una legge che dice che non puoi stare sui cantieri se non sei... uno degli addetti. E divento matto, io addirittura a casa mia con mio padre che sa fare un po' tutto, vado sempre con lui per cercare di imparare a rubare qualche segreto, ma ho provato anche a fare la malta, sono un disastro, non riesco a migliorare. È una cosa che mi è sempre piaciuta, anche se mia madre dice sempre che da piccolo dicevo sempre che volevo fare il dottore, non so il perché, ma è una cosa che non sento. Il dottore come medico? Come medico, sì. Come medico. E mamma e papà cos'erano? O cosa sono, insomma, cioè che tipo di lavoro? Mio padre fa legname in pensione, chiaramente. Sì. E mia madre invece era dipendente comunale. Lavorava per Rovarella, che era un istituto per anziani. E quindi è andata in pensione molto giovane. E quindi ecco che... E poi ha dovuto badare i figli. Quanti figli siete? Io ho 2 sorelle. 2 sorelle? Sì. Beh, quindi sei stato molto coccolato. No, io coccolavo le mie sorelle, sono più piccole. Sono più piccole? Sì, io facevo il babysitter. E le controllavi anche diventando più grandi? Beh, un po' sì. Perché normalmente sai, il fratello, certo, maschio, era un po' geloso. Eri un po' geloso. Sì, sì, poi sì. Invece sono sistemate. Piano piano, certo, ognuno ha preso la sua strada. E quindi va bene, adesso, certo. adesso è tutto a posto. Senti, torniamo a parlare invece di cose, di una domanda un pochino più profonda. Dunque, come persona che vive la vita quotidiana, la vita di tutti i giorni, se dovessi fare un ritratto, secondo te, del buon politico, in senso ideale, quindi senza fare nomi, insomma, è importante, secondo te, ecco, chi si occupa del bene comune, come dovrebbe essere secondo Daniele Arrigoni? Io penso che sia uno dei mestieri più difficili. Io seguo poco la politica, ho perso un po' la passione perché fino a 25-26 anni devo dire che leggevo molto, cercavo, poi piano piano mi sono un po' schifato, onestamente. Però è chiaro che secondo me il buon politico non deve fare altro che mantenere le promesse che fa. So che è difficile, perché è in un mondo molto difficile, perché uno magari parte con tanti buoni propositi, poi non sempre è in grado di realizzarli. Però se avesse questa peculiarità, secondo me sarebbe già un buon politico. Dunque, adesso io ti faccio una domanda bella. Allora, tu sei l'allenatore, ipoteticamente, della nostra nazionale di calcio. Ipoteticamente, ma insomma potrebbe, certo, diventare realtà, eh? Dai, sono in amicizia, incrociamo le dita. Mi fai la nazionale tipo di Daniele Arrigoni? Allora, cominciamo, in porta. Buffon. Poi, e vabbè, un secondo portiere, che mettiamo? Peruzzi. E poi in difesa? Nesta e Maldini centrali. Poi andiamo più avanti, quindi a centrocampo? A centrocampo metterei i 2 centrocampisti centrali, Zanetti e Pirlo. E poi la parte, diciamo così, dell'attacco? Vieri, Totti. Quindi questa sarebbe la tua formazione centrale, sì. E se qualcuno dovesse così magari avere un piccolo infortunio in panchina, chi... Beh, ce ne sono talmente di bravi del Piero, ce ne sono tantissimi. Ce ne sono tantissimi. Penso che in nazionale problemi di scelta tanti non ce ne sono. Il problema è che devono stare a casa dei giocatori altrettanto valide, perché più di 22 il tecnico non ne può chiamare gli europei. È vero questo. Purtroppo è così. Senti, invece parliamo del Frosinone, ma ovviamente
tutto questo abbiamo detto ipoteticamente, ma lo sai, insomma. No, no, Frosinone non ipoteticamente. Invece adesso posso deciderlo io. Adesso puoi deciderlo te. Senti, come ti trovi con i giocatori, con il parco giocatori? Sei a posto? Sì, certo, benissimo. Addirittura la società secondo me ha operato benissimo, d'accordo con me. Secondo me abbiamo una squadra all'altezza della situazione. Possiamo giocarci le nostre carte per la vittoria finale perché siamo forti. Lo dico senza paura di essere smentito, perché la squadra è forte. Poi è chiaro che non è che automaticamente si vince, però sicuramente abbiamo le carte in regola per poter vincere. E quindi sei pienamente soddisfatto? Io sono soddisfatto, convinto. La certezza non ce l'ho, perché sarei un cretino se dicessi che sono certo. No, infatti però no. Essere già convinti di essere forti secondo me è molto importante. E poi secondo me abbiamo dietro una grande società, non va dimenticato, perché gli sforzi che sta facendo sono molto importanti. E abbiamo dei giocatori molto motivati. Bene, bene. Senti, invece di che squadra sei, oltre al Frosinone e al Cesena? Stendiamo un velo pietoso su questo. Questa è una coltellata però. No, vabbè, dai, te lo chiedo. Sono dell'Inter. Affettuosamente. Sono dell'Inter. Ah, e dice, vabbè, sì. È una sofferenza. Ti capisco, lo so. È una sofferenza. Vabbè, però non è detto, non è detto. No, è detto. Che è una sofferenza, sicuro. Questo è vero. Senti, allora, prima di chiudere questo bell'incontro di questa sera, anzi ti ringrazio perché sei molto disponibile, sei una persona con cui si chiacchiera molto bene. Ecco, ti piace andare a ballare? Onestamente sì. Ecco. Onestamente, però sono anni che non ci vado. E bisogna quindi che organizziamo con Radio Day. Anzi, prima di venire qua, che sono stato fermo qualche mese, avevo iniziato ad andare anche a scuola di ballo. Purtroppo la chiamata del Frosinone mi ha fregato anche lì. Scuola di ballo, quelli proprio latinoamericani. Mi piacerebbe imparare bene, perché io per esempio ballo il valzer, cioè nella mia terra. Tutti, certo, c'è la mazurka, ci sono. Ma tutti anche balli, mi piace andare a ballare. E anche la dance, anche la dance. Certo. Sì, certo. Insomma, no, sei uno forte. No, mi piace, ma andrei anche volentieri, se trovo la compagnia vado volentieri. Dunque, allora, l'ultimissima domanda prima di lasciarci: sei da poco qui in Ciociaria, una qualità e un difetto dei ciociari, secondo te, ovviamente, relativamente a questo breve periodo in cui sei tra noi? Io parlo chiaramente più nel mio ambito. Certo. Cioè, secondo me non c'è molto equilibrio. C'è un, quando si va, le cose vanno bene, c'è questa grande euforia, e quando le cose non vanno bene c'è questa grossa depressione. E secondo me trovare un po' di equilibrio nelle cose sarebbe una cosa importantissima. Certo, e farebbe bene anche alla squadra. Certo, sicuramente. È vero, sicuramente. Perché così comunque. Anche se io onestamente non ho vissuto il primo periodo, ho visto solo le cose belle, però le cose brutte mi vengono raccontate e incomincio a conoscerle. Perciò secondo me quello che ci manca è questo tipo di equilibrio. Questa parte così importante. Sì. Bene, io naturalmente ti ringrazio, sei stato molto gentile, sei veramente sei stato un ospite vero, così come normalmente a Confidenze viene fuori sempre la parte migliore dei nostri ospiti. Ti ringrazio. Se vuoi salutare anche gli amici di Radio Day, di Teleuniverso. Chiaramente ringrazio tutti e auguro a tutti una buona settimana. Grazie. E naturalmente per te un in bocca al lupo sempre forte. Mi raccomando, aspettiamo la C1, poi la B e tutto il resto, Calma. Innanzitutto crepi il lupo. Poi chiaramente la Serie C è una cosa a nostra portata, però io, siccome sognare non costa nulla, dico solo che con una società dietro di questo tipo uno può benissimo sognare. È vero, e speriamo, questo lo dico io, non lo dici tu, speriamo che questi sogni possano poi diventare realtà. Certo, ce l'auguriamo insieme. Grazie a Daniele Arrigoni, allenatore del Frosinone Calcio, che naturalmente è stato con noi a Confidenze. Io, prima di concludere il nostro appuntamento, voglio dirvi che Confidenze è su Radio Day ogni lunedì alle 21 in diretta, e poi sempre su Radio Day in replica la domenica alle 9, mentre su Teleuniverso l'appuntamento è alle 23.30 del venerdì e poi in replica il sabato alle 12.30. Veramente un saluto forte da Gaetano D'Onofrio e una raccomandazione: mi raccomando, anche la prossima puntata di Confidenze è tutta da seguire, perché avremo con noi il capitano Francesco Maione della Guardia di Finanza di Frosinone. Da Gaetano D'Onofrio è veramente tutto, ciao! Radio Day e Teleuniverso presentano Confidenze. Confidenze. Personaggi pubblici in privato. Confidenze. Confidenze. Conduce Gaetano D'Onofrio. Senso che...